Introduzione. Allora, l'ultimo che penso che avete tutti, se no lo posso mettere in chat. L'ultimo incontro era avvenuto il 9 di giugno. Avevo fatto la sintesi. Ricordo che, diciamo che in quel caso si era in particolare sottolineato gli aspetti relativi. Oltre agli aspetti già trattati e comunque che ovviamente andranno considerati come discorso da linee, marchi personali, del genere, avevamo sottolineato rispetto anche alla normativa sul lavoro esistente il tema dell'organizzazione del lavoro, quello della democratizzazione all'interno delle aziende, il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e quindi forse su quello erano i principali aspetti su cui anche da un punto di vista normativo era utile riprendere quello che comunque il decreto 81 già in buona parte dice abbastanza bene, nel senso che opinione comune che nel campo della sicurezza sul lavoro non è tanto. Non c'è tanto necessità di una nuova legge o di grandi modifiche normative, ma quanto l'attuazione di quelle esistenti. Rispetto ad allora, ci sono state una serie di, diciamo, iniziative, una nostra che è il progetto di legge, non so se l'avete vista, la bozza che ha messo giù Fulvio, e una invece non nostra, nel senso del governo, che è il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, che è quello complessivo sulla sanità e salute. Dentro ha un capitolo che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, e ci sono alcuni obiettivi che sono messi dentro, nulla di particolarmente nuovo, ma che si collega anche con il LEA, che è tutto un discorso che viene fatto nel nostro PDL, che comunque è all'attenzione anche degli altri gruppi di lavoro. E alcuni temi sono ovviamente, diciamo così, sicuramente di interesse, nel bene o nel male, nel senso per come vengono espressi nel piano. Ci sono due aspetti che vengono sottolineati nel Piano Nazionale Prevenzione rispetto alle tipologie di rischi su cui porre attenzione nei prossimi anni, che sono quelli sull'apparato muscoloscheletrico, quindi sui rischi da sforzi ripetuti o comunque sull'esposizione lavorativa di persone che sono sempre più anziane, che vanno in pensione sempre più tardi e quindi si ritrovano a dover fare sforzi anche all'età, tra virgolette, avanzata. E quello dello stress e lavoro correlato. Questi sono due aspetti su cui il Piano Nazionale punta una particolare attenzione, anche se punta l'attenzione anche su altri aspetti, come ad esempio il Piano Nazionale sui cancerogeni, sulla prevenzione dei cancerogeni professionali, in particolare partendo dalla considerazione che rispetto al numero di esposti a cancerogeni in Italia, secondo le stime fatte dal Ministero della Salute, ci si aspetterebbe circa 15.000 casi di tumore professionale all'anno, mentre all'INAIL ne arrivano, come denunce, circa 2.000. Quindi la maggior parte dei tumori professionali si perdono, tra virgolette, nel senso che la gente se li prende e non riesce neanche ad avere o ad attivare un riconoscimento dal punto di vista assicurativo. Un altro aspetto su cui c'è qualche indicazione nel Piano Nazionale della Prevenzione potrebbe essere parte della nostra discussione è il ruolo degli organi di vigilanza. Nel Piano Nazionale, non è la prima volta, si sottolinea una necessità di un approccio proattivo, come viene chiamato, o di empowerment,
o comunque di, come dire, di collaborazione, detto in termini molto terra-terra, tra gli organi di vigilanza e le aziende. Nel senso, gli organi di vigilanza non devono fare solo i poliziotti, ma anche avere questo approccio, diciamo così, collaborativo di sostegno alle aziende, in particolare quelle più piccole. E questo magari è un tema su cui anche riflettere un attimo, quale tipo di modello di vigilanza, cioè di attuazione della normativa, abbiamo in testa, se quello tradizionale, attuale, quindi l'organo di vigilanza che effettua anche, non solo, anche attività di vigilanza e quindi nel momento in cui trova violazione applica le normative con le modalità previste, sanzionatorie, annesse e connesse, oppure se deve cambiare questo tipo di approccio, e tenuto conto che qui si parla sempre di un approccio proattivo con le aziende, mai con i lavoratori, nel senso il lavoratore non, è un, è una, non vengono dati, non vengono dati come presenti, che un conto è un discorso di confronto tra organi di vigilanza, lavoratori, loro rappresentanze e datori di lavoro. È un altro discorso semplicemente se si tratta di un rapporto tra l'organo di vigilanza e la singola azienda o il gruppo di azienda. Sono cose anche lì abbastanza differenti, perché gli SMAL, è vero, quando sono nati hanno cercato di tirare fuori, diciamo così, dei lavoratori quali erano le loro esigenze, tramutarle in iniziative, e c'era comunque anche un approccio positivo, chiamiamolo così, con le aziende, non puramente repressivo. Ma c'erano tre soggetti che si sedevano a un tavolo per ottenere quello che poi era l'obiettivo del miglioramento, e non semplicemente il rapporto biunivoco, diciamo così, tra organi di vigilanza e azienda. Su questa cosa, anche il documento della CGIL, che parla poco e male della sicurezza sul lavoro, quello che ho fatto girare oggi nella mailing list sul modello del New Deal per la sanità che la CGIL propone, anche lì questi cadono, a mio avviso, in questa visione di collaborazione, chiamiamola così per semplificare, tra organi di vigilanza e datori di lavoro. Anzi, loro addirittura si dispiacciono del fatto che esistono dei limiti normativi per fare questo, nel senso che se uno è un ufficiale di polizia giudiziaria non può fare il consulente di un'impresa che deve controllare, questo è palesemente vietato dalla normativa, per cui anche questo aspetto ovviamente implica anche un modello diverso di vigilanza, e qui non è chiaro che cosa c'hanno in testa, anche la CGIL. Pur lamentandosi ogni volta che c'è qualche infortunio mortale, che non ci sono abbastanza ispettori, non ci sono abbastanza controlli, eccetera, eccetera. Il piano, ritornando al piano nazionale di prevenzione, c'è un passaggio in cui si parla di passare dai controlli ex ante ai controlli ex post. Ma questa è la vigilanza. Quindi o l'uno o l'altro. O fai un controllo prima che un'azienda apra i battenti per cercare di indirizzarla immediatamente bene, oppure vai tutto da autocertificazioni e poi fai i controlli dopo. Ma il controllo dopo è un controllo di vigilanza, quindi se tu hai autocertificato il falso, mi sembra anche giusto che poi ti becchi le mazzolate che ti devi beccare. Questo per quanto concerne appunto il piano nazionale di prevenzione, quanto anche accenna appena appena la CGN sul suo ultimo documento. Per cui bisogna capire se questi elementi, lo stress lavoro correlato era già per certi versi dentro le nostre valutazioni e discussione come aspetto centrale, potrebbe tranquillamente entrarci quello sui sforzi ripetuti, che è già nella normativa, ma forse in effetti è uno di quei aspetti un po' negletti nell'attuazione, perché implica valutazioni non facili, di tipo ergonomico, sul modo in cui si attua lo sforzo fisico più o meno costretto, eccetera. Quindi necessita di approfondimenti e di tecniche non
non così immediate o meno immediate rispetto ad altri aspetti. Però, vabbè, diciamo, dobbiamo considerare anche quanto sta appunto venendo avanti attraverso, ad esempio, il piano nazionale di prevenzione. L'altro aspetto che accennavo prima è il nostro progetto di legge, di cui Fulvio ha fatto una bozza che è in fase di discussione. L'impostazione di Fulvio è stata quella essenzialmente di cercare di riscrivere la riforma sanitaria del 78, migliorandola, detta in termini molto terra-terra. In realtà, se andiamo a vedere anche la riforma sanitaria del 78, sugli aspetti di sicurezza sul lavoro non è che entrava molto nel dettaglio, ovviamente dava una cornice di carattere generale e poi il tutto veniva poi rimandato in qualche modo sia le normative preesistenti sia quelle che poi ovviamente sarebbero arrivate 2 decenni o più dopo. Per cui se seguiamo quel tipo di impostazione o comunque quel tipo di traccia, a mio avviso l'apporto che può dare questo gruppo o comunque chi si occupa di sicurezza sul lavoro rispetto al progetto di legge è su alcuni nodi, oltre a quello ovviamente già ricordato di malattie professionali e quindi sostanzialmente la richiesta di far passare le ASL i riconoscimenti delle malattie professionali, sicuramente una discussione andrebbe fatta sul nodo dei dipartimenti di prevenzione delle case della salute. Noi abbiamo in testa che le case della salute siano un momento diciamo multicentrico, che tendono a occuparsi di avere tutte le capacità di occuparsi di una persona nelle sue diverse aspetti di carattere salutistico, comunque di salute, quindi ambientali, di residenza e professionali, e quindi occorre in quell'ambito che anche i cosiddetti i servizi di medicina del lavoro, di sicurezza sul lavoro, debbono avere un collegamento, un loro ruolo all'interno delle case della salute. Un altro nodo importante sono i rapporti tra il sistema attuale delle ASL, tanto per capirci, quindi gli aspetti di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, rispetto agli aspetti di carattere ambientale, quindi alle agenzie regionali o meno di protezione ambientale, che è un tema che è dentro anche nel Piano Nazionale di Prevenzione, nel senso che non è certa la prima volta in cui si parla di coordinamento, di confronto, in qualche modo comunque di riavvicinamento tra questi due grossi temi, ambiente da una parte, salute in senso più ampio, compresa la sicurezza sul lavoro, e gli organismi spezzati in due dal referendum del 92 che oggi gestiscono questi aspetti. Probabilmente appunto nel progetto di legge questi sono i nodi principali su cui noi possiamo come gruppo andare a dare un contributo importante, perché appunto poi quello che si gioca o che si è già giocato secondo i punti di vista è più nel decreto 81, quindi nel testo unico che non andiamo ovviamente a modificare, se non per migliorare o sugli aspetti che potevano essere. Che possono essere quelle che accennavo prima, quindi organizzazione, democratizzazione, RLS, stress e lavoro correlato, ma lì c'è già un corpus normativo già ben strutturato che non c'è bisogno di rimettere a mano più di tanto. A latere, e finisco, che non riguarda direttamente la sicurezza, ma ovviamente ha un suo bel peso sulla effettiva, come dire, attuazione dei diritti dei lavoratori è quello del vincolo fiduciario, quindi dell'arma,
utilizzata sulla base del codice civile per zittire letteralmente i lavoratori o nel caso in cui parlano troppo, tra virgolette, fare in modo di, come dire, denunciarli, colpirli con un articolo che è stato fatto con finalità totalmente differenti, formalmente, che era di carattere economico, quindi per tutelare il copyright, diciamo così, o comunque le conoscenze, i segreti industriali e quant'altro delle aziende rispetto a lavoratori, ex dipendenti che volevano sfruttarle, che invece si è ampliato ad ogni momento in cui un lavoratore critica in maniera pubblica perlomeno un'azienda, così come è successo in molti casi, anche nel caso delle situazioni Covid, quindi i lavoratori hanno denunciato in particolare rispetto a strutture sociosanitarie, inadeguata attuazione dei protocolli. La cosa paradossale è che per la normativa per l'anticorruzione, il lavoratore che denuncia un proprio dirigente per corruzione o altri aspetti è super tutelato formalmente. I cosiddetti whistleblowing, insomma, blower, dovrebbero essere messi al sicuro e tutelati per evitare possibili ripercussioni sulla loro attività lavorativa e quant'altro. In quel caso sì, invece nel caso in cui un lavoratore punta il dito su aspetti di sicurezza, invece viene può essere addirittura licenziato sulla base di questo articolo anche del codice civile. Ed è una cosa su cui da toccare, ovviamente non può, che ha bisogno di un'iniziativa a parte, tra virgolette, nel senso che non può essere messa nel progetto di legge relativo alla sanità, la riforma della controriforma, ma bisogna trovare anche uno strumento utile per riuscire ad arrivare a questa situazione. Tra l'altro, guarda caso, anche qui nel documento della CGIL non se ne parla assolutamente di questo aspetto qua, come non se ne parla della sanità integrativa o sostitutiva, del welfare aziendale. Su questo la CGIL vedo che è assolutamente silenziosa e evita di mettere in discussione cose, aspetti di questo genere. Magari, scusate se sono stato un po' confusionale, però diciamo, penso, spero di aver buttato lì quali sono i temi. Ecco, poi c'è Gino, ha mandato tra l'altro, Gino assieme con l'altro di DDI, Cordaro, hanno mandato un articolo per la rivista sui temi dell'organizzazione aziendale, che sicuramente potrà essere utile anche per rimpinguare, diciamo così, gli obiettivi come gruppo di lavoro e comunque le proposte che potremo fare nei confronti del PDL, piuttosto che di altri aspetti e iniziative connesse al manifesto. Per cui poi magari, se poi Gino sicuramente ci dirà qualcosa in tal senso. Io avrei finito. Libertà di intervento. Facciamo come al solito, uno alza la manina o lo scrive nella chat. Per Carmina, visto che sei. Ecco, io non ho ancora guardato, però tra pochi giorni dovrò andare a firmare per Medicina Democratica le due denunce. Ecco, finalmente. Finalmente, due esposti. Ecco, gli esposti. Fra 2 giorni? Tra alcuni giorni. Penso Va bene, io sono. che venerdì, se non ci sono. Per cui io domani, appena un attimo di tempo, provo a mandarti bo le bozze o magari a Ok. farti un estratto sugli aspetti che potrebbero essere più interessanti per un comunicato, in maniera tale che incominci. Ok, ma puoi mandarmele adesso, cioè voglio dire prima? Cioè non aspettiamo al 9,
Se il 9 firmate la Al denuncia. massimo te le do domani, Ah, magari poi ok, va bene. anche se sei massimo Alleluia. domani mattina. Chi denunciate esattamente? Beh, l'esposto dovrebbe essere più che altro sono alcuni, sono dell'RSA, dovrebbe essere più Ok. che altro dell'RSA, che vengono prese da due fronti, diciamo così, perché alcune sono relative a esposti di cittadini e quindi di familiari, di pazienti, e alcuni invece sono dei lavoratori, per Ok, cui c'è sono, un'emergenza di come questo si genere. dice, concentriche, va bene, di familiari e lavoratori. Ok, grazie. Io allora se non c'è nessuno vorrei intervenire. Innanzitutto volevo ringraziare Marco che non è stato affatto confusionario ma ci ha spiegato bene su cosa dobbiamo parlare stasera. Volevo entrare nel merito di alcune delle cose che lui ha detto, in particolare sulla parte di democratizzazione dei luoghi di lavoro e ovviamente sulle nostre proposte sul Dipartimento delle Case della Salute e sul progetto, in parte sul progetto di legge. Allora, per quanto riguarda la democratizzazione, io sono un tecnico della prevenzione perché ancora non lo sapesse. Per quanto riguarda la democratizzazione dei luoghi di lavoro, io credo che noi, anch'io come tecnico o come comunque addetto alla vigilanza nei luoghi di lavoro, non potremo mai pretendere una maggiore forza dei lavoratori, come spesso diciamo che gli RLS sono deboli anche perché i lavoratori sono deboli, se anche noi in sanità siamo dei lavoratori che siamo inseriti nella stessa debolezza. Tutti i miei colleghi, tutti quelli che conosco, sono convinti che la prevenzione che facciamo è sempre peggio di anno in anno. Nonostante questo, nessuno trova degli strumenti o per denunciare questo. Tutto questo, secondo me, e quindi secondo me bisognerebbe creare degli strumenti e cercare di interloquire con dei lavoratori, ma dico nella prevenzione, ma come anche negli altri settori della sanità, che nonostante il grande attacco appunto sulla sicurezza che c'è stato con i lavoratori morti e la mancanza di tutele dei lavoratori della sanità, è un po' silente diciamo, il mondo cioè, le lotte, le proteste degli infermieri e semmai ci sono delle situazioni più che altro a livello individuale, come quelli che sono stati licenziati addirittura per aver messo all'attenzione la mancanza di tutele che c'erano dentro le ASL per gestire l'emergenza Covid. Ecco, allora questa cosa qui, secondo me, uno, e poi un altro motivo per cui secondo me è importante parlarne non solo da un punto di vista, diciamo, normativo o di pianificazione di qualcosa normativo, perché ma anche da un punto di vista di azione che dobbiamo mettere in campo, perché anche nella riunione che abbiamo fatto sulla proposta di legge, io concordavo con chi diceva che sì, la proposta di legge va bene, però deve avere un supporto. Allora, secondo me, se vogliamo che questa proposta di legge abbia un senso, ovviamente bisogna cercare di stabilire delle azioni, di mettere in campo delle azioni laddove è possibile, che siano, più possi che richiamino almeno alcune cose che noi, alcune vertenze che poi vengono ricomprese all'interno della legge. Allora, per quanto riguarda la democratizzazione all'interno, diciamo, della sanità, che tocca il discorso anche che è stato fatto sull'attacco ai lavoratori che denunciano, eccetera, eccetera,
Secondo me è proprio sul whistleblowing, come si dice, segnalazione di illeciti in italiano, no? Quello che la legge che lui ha detto. Ecco, secondo me bisognerebbe cercare di fare, creare un canale per le denunce dei lavoratori su questo aspetto, partendo innanzitutto da una delle motivazioni, secondo me, prime che hanno permesso anche questo decadimento. In particolare mi riferisco al cosiddetto al decreto Brunetta, che ha inserito tutti i capi e capetti che controllano, diciamo, quelli che lavorano realmente nella prevenzione, e le pagelle e tutto quanto, che sono strumenti proprio per sono strumenti che hanno molto colpito in particolare il personale che più era impegnato in, diciamo, in cose che non fossero, che avessero anche un campo più ampio da quello che fosse la vigilanza singola che avevano, cioè ma che rientravano in un discorso più ampio di prevenzione, tipo faccio movimenti muscoloscheletrici, c'è tanto da studiare, c'è tanto da fare, c'è tanto tempo da perderci per contrastare anche delle aziende che hanno un settore che hanno, diciamo, che sono diffuse a livello nazionale, non sono la piccola ditta edile, soltanto per capire come è strutturata l'azienda, su chi sono le responsabilità, eccetera, c'è tanto lavoro. Oltre al fatto che chiaramente bisogna essere anche molto competenti per contrastare tutti i consulenti che queste aziende hanno, quindi c'è tanto lavoro su queste cose che però chiaramente se te fai una cosa, che so, a Pisa, di dove sono io, chiaramente può avere delle influenze a livello nazionale, perché te gli contesti un documento di valutazione dei rischi e loro la valutazione dei rischi la fanno a livello nazionale, i consulenti sono a livello nazionale, eccetera. Allora, non solo in questi casi bisognerebbe, secondo me, cercare un'omogeneizzazione a livello nazionale. Ma oltretutto, insomma, le persone che si sono spese su questo, vi faccio un altro caso. Per quanto, scusatemi, sono lunga, interrompetemi quando vi pare, però per concludere il mio discorso devo spiegare alcune cose. Altre cose, per esempio, da noi c'era un responsabile, come sapete, cioè, non, io lavoravo a Lucca prima. Lucca è stato uno dei posti dove è stato imposto gli sportelli nei carrelli elevatori. Ora, il fatto che i carrelli elevatori abbiano gli sportelli impedisce che quando il cartello elevatore si ribalti, il lavoratore rimanga schiacciato dal carrello stesso. Questa cosa qui è stata fatta sia con la vigilanza, ma anche tramite il mio capo servizio, un contatto continuo con l'associazione, diciamo, l'associazione degli industriali, dei cartari in questo caso, ma anche di tutti gli industriali, per cercare di far passare questa cosa. E tramite la vigilanza, cioè le multe e una condivisione anche poi alla fine, arrivata un po' alla fine, ma poi arrivata su questo punto, a Lucca non ci sono stati più infortuni di questo genere che c'erano stati. Ecco, questa persona, diciamo, quando si è trattato di scegliere il capo, di tutta la uslona che è stata riunita, è stata scartata e sono passate delle persone che invece avevano avuto una performance, diciamo così, di prevenzione nel loro territorio molto discutibile. E questo avviene a tutti i livelli. Allora, e molto spesso chi è andato a occupare le posizioni
cioè, almeno nella mia situazione, ma credo che sia solo le persone più arriviste, più spesso molto incompetenti e soprattutto in cui in quelle persone che ogni persona che dimostra una certa bravura, una certa intelligenza nell'affrontare cose, costituisce un ostacolo alla propria carriera. E quindi, siccome molte di queste persone l'unica cosa che hanno è di avere degli appoggi politici, poi di conoscenze non ne hanno molte, purtroppo in molti casi, non solo nel mio, ma in tanti altri casi, queste persone sono sempre state quelle più brave, diciamo, vengono valutate peggio, diciamo. Invece quelle meno brave, quelle che fanno i burattini e che fanno il loro lavoro senza pensare a quello che stanno facendo, eccetera, beh, e questo deriva tutto da la valutazione che è stata fatta, per come viene fatta, dal fatto cioè, e noi siamo tutti molto sotto controllo e praticamente te vai bene e vieni, se fai un lavoro schifoso, allora vai bene, altrimenti molto probabilmente dipende anche dalle persone che hai sopra di te, ma insomma molto spesso queste persone cercano in tutti i modi di ostacolare il fatto che tu possa fare un buon lavoro. Allora, questo io non so se avviene anche negli altri settori della sanità o meno. Sicuramente i lavoratori della sanità hanno molta paura a dire qualunque cosa, a fare qualunque cosa, perché attraverso appunto le pagelle di valutazione, tutte queste cose qui, rischiano molto, perché poi uno se ha un punteggio basso, poi dopo un po' può essere licenziato. E quindi io vorrei proporre, del resto ho anche presente le questioni di mobbing di cui si è occupato Gino Carpentiere, eccetera, però a mio avviso da queste cose non se ne riesce molto a livello individuale. Cioè, penso che e quindi bisognerebbe, secondo me, cercare di pensare, forse non so se utilizzando anche il whistleblowing o che, ma insomma, una piattaforma alternativa di denuncia, anonima oppure delle riunioni, insomma, un sistema di segnalazione dei lavoratori della sanità su degli abusi che loro ritengono di avere. Io ne sento in continuazione dalle persone nuove che conosco. E poi dargli un senso non tanto a livello individuale dei singoli, ma un senso, diciamo, collettivo al fatto che e chiaramente contrastare questo sistema di valutazione che c'è nelle aziende. Detto questo, è che poi è un po' lo stesso che poi succede nelle grandi aziende, c'è il capo reparto che controlla e che magari è quello che avalla certi comportamenti che non vanno nella sicurezza come vanno, ma perché in quel modo raggiungi più produzione, eccetera, no? Io dico che alcuni di questi comportamenti di queste persone che concorrono a peggiorare i servizi di prevenzione, forse alcuni sono anche riconducibili anche a degli illeciti penali, potrebbero essere riconducibili. E quindi non so se in questo senso si può lavorare, io lo butto un po' lì. Per quanto riguarda il progetto di legge, un'altra cosa che secondo me ha questo tentativo di portare i tecnici della prevenzione che sono nati appunto anche grazie a Medicina Democratica, quindi in un contesto di forte sensibilizzazione del settore, di riportarli invece a delle modalità di lavoro che hanno poco, poco,
che non hanno nessun senso, diciamo, nel concorrere a migliorare la sicurezza. Un altro dei punti è, secondo me, è stata la creazione degli ordini professionali dei tecnici della prevenzione. Io mi domando se potesse essere contestabile il fatto che dei tecnici della prevenzione ufficiali di polizia giudiziaria siano nello stesso ordine in cui ci sono i consulenti. Questo, secondo me, è un altro punto che noi dovremmo approfondire. E anche rispetto a e in tutte e due le cose, noi secondo me dovremmo fare anche uno studio con dei legali, sia sul discorso, diciamo così, del whistleblowing, che non so come si pronuncia, diciamo, nelle segnalazioni di illeciti in italiano, perché in italiano la legge si chiama segnalazione di illeciti, così recita. E sulla questione degli ufficiali di polizia giudiziaria. Non so, io credo che in questo modo non solo otterremo molta più attenzione da parte di quelli che sono, che lavorano nei servizi di prevenzione, sarebbe un modo anche per coinvolgerli, ma poi potremmo a quel punto riportare tutto al nostro progetto generale in cui il Dipartimento di cioè, nella sicurezza nei luoghi di lavoro bisogna fare conti con la situazione del territorio e portare avanti le cose che sono necessarie. Chiaramente, nonostante che, per esempio, che nel piano regionale di prevenzione siano previsti controlli sull'apparato muscolo-scheletrico nella grande distribuzione organizzata, essendo quest'anno per via del Covid saltate molte cose, la prima a saltare è stata quella, nonostante che questo non sia giustificabile da un punto di vista della richiesta, perché le malattie professionali in questo senso sono molto alte e quindi per questo è stato inserito nel Piano Nazionale di Prevenzione. Ecco, e questi qui sono i controlli che quest'anno non si faranno, per dirvene una. Quindi io non so, queste sono le proposte, mi dispiace che non c'è Gina, che speravo che ci fosse, perché questo qui è una cosa che se riusciamo a farla, a trovare una formula per farla, tipo avendo appunto raccogliendo queste cose, non so se potremmo fare dei questionari o come potremmo farla partire o dando un numero di telefono, così, insomma, aspetto suggerimenti se la cosa vi sembra, però è una cosa che potrebbe portarci molta attenzione da parte di questi servizi e quindi poi dare le gambe anche alla nostra legge per essere conosciuta. E la nostra proposta di legge per essere conosciuta e condivisa da sempre un più ampio settore. Niente, poi volevo solo aggiungere che per quanto riguarda i controlli RIC, almeno qui in Toscana, è già previsto il coordinamento con l'ARPA, noi facciamo le ispezioni insieme all'ARPA. È una delle poche cose che facciamo con l'ARPAT. Con l'ARPA Toscana e fare i controlli RIC. Credo di aver detto tutto quello che avevo in mente. Ah, va bene, sul discorso del Dipartimento delle Case della Salute, anche qui avrei molto da dire, ma insomma, vedremo più avanti questo fatto. L'ultima cosa, questa cosa degli UPG, che non, se insomma vi sembra che non debbano fare parte di organi di ordini professionali, potrebbe secondo me essere contenuta anche nella proposta di legge, laddove si istituiscono gli UPG, si dice però chi fa l'UPG è come dire, però insomma, anche questo io lo vorrei capire legalmente, è come dire che l'associazione magistrati e invece l'associazione avvocati stanno nella stessa associazione, non stanno nelle stesse associazioni. Ecco, chiaramente si dà libertà a
i tecnici della prevenzione, che sono ufficiali di polizia giudiziaria, di riunirsi in associazione, ma non la stessa in cui ci sono i consulenti delle aziende. Io non so se questa sono tutte idee buttate lì, bisogna anche un po' vedere, pensarci bene su queste cose qui, però sicuramente questo costituirebbe una grande pubblicità per noi all'interno dei tecnici della prevenzione. Gino. Gino, ci sei? Gino, puoi intervenire? Ti vedo, ma non mi Si è sente. bloccato e mo. No, dai. Arriva, arriva. Vai, Gino, vai. Hai problemi tecnici? Accendi il microfono. Succede? Non va? Prova a togliere il video. Magari, però comunque è il microfono spento. Adesso si è acceso. Prova a parlare. Vai e Che non va. Ecco, pronto, di adesso dovrebbe rimbombo. andare, mi sentite? Sì, c'è un po' di rimbombo, ti sentiamo. Non ce l'hai un nipote Pronto? che sistema, sì. Sentiamo. Ti sentiamo. Vediamo se... Vai. Pronto? Mi sentite un po'? Sì, ti sentiamo. Un po' rimbombato, ma ti sentiamo. Vabbè, provo a dire poche cose, via. Se... Vai, vai, vai. Mi sentite un po'? Dunque... Ma sostanzialmente sono molte idee, sono venute fuori, mi sembra, no? Da questi primi due interventi di Marco e di Andrea. Bene con i capi, i capetti, quelli che non ti fanno lavorare, soprattutto se tu fai delle cose buone, delle cose che sono fuori dal Ti sentiamo malissimo. Ma c'è qualche altro apparecchio? Pronto? Ora mi sentite? Sì, un po'. Meglio. Sì, un po' meglio, vai, vai, vai. No, niente, ripeto rapidamente, il problema dei dipartimenti di prevenzione è un problema sempre di tipo... disturbatissimo. Sei sempre disturbato. Non te. La trasmissione. Provo a cambiare computer e vediamo se riusciamo. Allora, fatemi intervenire qualcun altro e provo a cambiare computer.
Per il momento non c'è nessuno, per cui no, dico due cose io sulla questione a cui accennava Antonella, cioè dell'ordine dei tecnici. Lì c'è stato, beh, che può sembrare appunto una questione diciamo così, di ordine relativo, nel senso che interessa un numero di persone limitato, ma che hanno ovviamente una funzione centrale nel sistema della prevenzione, nello specifico della vigilanza. La questione principale finora è stata posta nei termini che senso ha che un tecnico della prevenzione, dipendente pubblico, si debba registrare, iscrivere a un ordine professionale pagando le relative quote dal suo portafoglio, quando non ha neppure alcuna, giustamente, alcuna possibilità di sfruttare questa situazione, non potendo giustamente fare consulenze. Io sono costretto a essere iscritto a un ordine senza poi poter utilizzare questo, diciamo così, questa configurazione, questo patacca che mi viene affibbiata. E c'è anche appunto a maggior ragione quanto la questione diceva Antonella, che anche in teoria io dovrei trovarmi assieme agli associati, i consulenti aziendali, che magari mi ritrovo dall'altra parte, ovviamente in un ambito strettamente lavorativo, quindi paradossalmente ci potrebbe essere un conflitto di interesse. Per cui, beh, questa è una cosa che interessa a un numero limitato di persone che sono appunto tecnici, però potrebbe essere comunque un'iniziativa poco sostenuta e non seguita, sotto alcuni ricorsi al TAR sulla questione di cui dicevo prima, cioè dell'obbligo essere iscritti, ma finora hanno dato dei risultati non soddisfacenti, nel senso o sono stati respinti o sono ancora in ballo da diverso tempo. Però potrebbe essere un modo anche per approcciare con molti tecnici, in particolare quelli più giovani, con cui possiamo avere abbiamo difficoltà a incontrare. Nell'attesa di Gino. Ecco, poi al di là della chiacchierata di oggi, poi ogni cosa che vi viene in mente, poi mandatemela. L'obiettivo poi anche di fare un attimino di rivedere quanto abbiamo scritto finora per Sì, poi quello che contatto. volevo puntualizzare su Sì, questa vai. cosa è che l'ordine professionale, a parte che il nostro è veramente una schifezza, però in teoria dovrebbe essere quello che ci dà degli indirizzi professionali. E quindi se questi indirizzi già in una situazione in cui si parla di interloquire con le aziende, eccetera, in cui i tecnici non sono tanto i tecnici che lavorano per i lavoratori, ma un ordine professionale, una corporazione a sé stante di cui fanno parte sia quelli privati che quelli pubblici e che si riconoscono tutti ugualmente in dei principi che ovviamente non possono convergere, secondo me. Ecco, è più un discorso, diciamo, filosofico di questo tipo qui, perché proprio siamo in un periodo in cui si tende a povere aziende che soffrono tanto e se i lavoratori invece in sanità ne muore uno stonfo, cioè, doveva succedere, non si poteva fare altrimenti, pazienza, sono dei santi e rimarranno santificati e basta, come quelli che si sacrificano per le aziende che vanno tanto male. Ecco, il discorso è un po' questo, no? Di creare poi una corporazione dei tecnici che non ha più un riferimento anche in quello che dicono gli RLS, in quello che dicono
ma ha un riferimento nella propria corporazione di cui fanno parte anche i. Per ora non è così, ma potrebbe diventarlo, perché diciamo che non c'è molta adesione da parte dei tecnici solamente per il fatto che devono pagare. Magari ora loro pensano solo al fatto che devono pagare, ma le implicazioni bisogna, anche solo col fatto di dire, a me non è che questa cosa mi appassioni, no? Che un UPG, siccome sei ufficiale di polizia giudiziaria, allora non puoi stare con i consulenti come l'associazione magistrale. Ma solo il fatto di dirlo può focalizzare l'attenzione che tra noi e un consulente c'è una grande distanza. Ecco. Posso dire qualcosa visto non c'è nessuno? Ai. No, ma mi avete stimolato con questi due ultimi punti perché, vabbè, come, io non è che sono dell'area della tecnici della prevenzione, ho lavorato in un'area tecnica, come sapete, era la riabilitazione. Però questo discorso, per esempio, dell'iscrizione obbligatoria agli ordini è una cosa, fra l'altro, sentita anche nelle altre aree tecniche. Vabbè, perché il principio è stato un po' quello, no? Di lottare contro l'abusivismo, no? Quindi bisogna iscriversi agli ordini professionali perché se no c'è l'abusivismo della professione, che è una fandonia, perché comunque per lavorare ci vuole un titolo, si deve essere assunti a un concorso, quindi chi entra al lavoro il titolo ce l'ha, non è che può partecipare senza il titolo. Questa è proprio una cosa che fa un po' arricchire, diciamo, proprio gli ordini professionali. E in più, secondo me, dall'osservatorio un po' così anche sindacale, da quello che si vede, praticamente ha accresciuto anche proprio la crescita dei sindacati corporativi, perché molti ora i lavoratori anche della sanità preferiscono organizzarsi più per categorie tecniche che per diciamo come comparto, no? Che come lavoratori diciamo trasversalmente, ma sono tutti un pochino più a difendere il loro pezzettino, i loro privilegi come figure tecniche. Credo che questo valga un pochino in tutti i settori, diciamo anche della sanità, oltre che in quello della prevenzione. E poi il discorso che diceva l'Antonella, chiaramente, che è quello delle pagelline. Con la legge Brunetta, i criteri di valutazione in tutte le aziende, insomma, ora l'azienda Toscana, l'ASL Toscana Centro, non so se anche a Lucca, comunque a Firenze, praticamente l'hanno fatto fare ai lavoratori l'autovalutazione, no? Su questi principi, quindi anche quella veramente. Però i principi poi sono quelli del senso di appartenenza, il rispetto delle regole aziendali, cioè i principi di valutazione sarebbero. Quelli appunto un po' legati all'obbedienza e al rispetto delle regole, più che al soddisfacimento dei bisogni per i quali uno dovrebbe lavorare. Ecco, quindi dicevo, questi due temi mi sembravano, ecco, ora siamo nel gruppo prevenzione, però mi sembrano un po' trasversali a tutto il discorso della sanità, del comparto. Ecco. Mi chiedo. Vai, poi vediamo se Gino si riesce a collegare. Paola, continua ancora. No, ma io avevo finito per ora. Mi era venuto questo spunto, diciamo, un po' da quello che diceva, dai due punti che avete toccato, questo degli ordini e quello degli albi e degli ordini e quello della legge Brunetta, insomma, delle pagelline, ecco. Poi ora la proposta che faceva l'Antonella non l'ho capita bene bene perché dovevo rispondere a un messaggio, mi sono un momento distratta. Quella di questa cosa su cui mandare delle denunce non l'ho capita bene bene, comunque. Magari ci ritorna. Pronto? Gino. Mi sentite adesso? Sì, bene. Stavo intervenire, Benissimo. Gino. Eh? Ok, sono senza video perché Ah, dal dai. tuo computer è senza Ci telecamera. sentiamo benissimo adesso. Va bene. No, io volevo circa l'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione. Credo che nella proposta di legge bisognerebbe, secondo me, esprimersi molto bene sul fatto che
I dipartimenti hanno sofferto negli ultimi 20-25 anni di un eccesso di gerarchie e sostanzialmente sono stati rovinati da un'organizzazione estremamente verticistica, piramidale fino all'estremo, per cui non potevano che scatenarsi all'interno poi tutta una serie di problematiche, insomma, quindi capi, capetti, come è stato già detto un po' da Antonella De Pasquale, invidie per quegli operatori che cercavano di lavorare bene, quindi insomma penso che l'organizzazione gerarchica, così come l'abbiamo conosciuta e così come è attualmente, non abbia funzionato. L'altra questione è la burocratizzazione dell'attività. Almeno qui in Toscana, ma credo un po' dappertutto, c'è stato un discorso di fondo che bisognava registrare continuamente tutte le attività e quindi un pezzo molto consistente dell'attività degli operatori. E diciamo che entra appunto in questa logica delle registrazioni. E tra l'altro qui in Toscana abbiamo avuto, come Antonella sa, ma come tutti voi ricorderete, anche un tentato processo contro operatori della prevenzione proprio sul fatto che sono stati alcuni accusati di non aver registrato alcune attività oppure di aver messo delle firme false durante i sopralluoghi, insomma una cosa demenziale che poi è stata in qualche modo per il momento è stata stoppata, diciamo, dagli avvocati degli operatori, ma c'è stato un ricorso in Cassazione del PM, quindi ancora non è finita la storia, insomma. Vabbè, detto questo, volevo un po' accennare a quello che dicevi prima tu, Marco, sul discorso dell'organizzazione del lavoro. Sì, abbiamo mandato io ed Enzo Cordaro un articolo che cerca di chiarire, partendo dall'emergenza Covid che abbiamo vissuto, cerca un attimino di fare delle proposte concrete, proposte che vanno sia di tipo generale, quindi proposte che rientrano per esempio nel discorso della riduzione dell'orario di lavoro a 30 ore, il discorso che avete già detto prima dell'abolizione dell'articolo del codice civile appunto sul rapporto fiduciario, per cui il lavoratore può essere licenziato se si oppone anche giustamente a delle, come è successo ad alcuni anche recentemente, come è successo a Riccardo Antonini, se cerca o di aiutare, come nel caso di Riccardo, i cittadini e i lavoratori vittime della strage di Viareggio, oppure come è successo recentemente ad alcuni operatori sanitari che sono stati colpiti perché avevano denunciato le omissioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, come la mancanza di DPI, e in particolare quello, insomma, ecco. Quindi, ovviamente le altre questioni che ponevamo sono il reintegro dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e comunque tutte quelle, diciamo, proposte per far sì che i lavoratori recuperino dignità all'interno
dei luoghi di lavoro, dignità che è stata calpestata nell'arco degli ultimi 30-40 anni, sempre più progressivamente, con forme di sfruttamento che sfiorano poi il vero e proprio schiavismo, come è avvenuto nelle campagne, come avviene tuttora, soprattutto nel settore agroalimentare, ma non solo, anche tra i riders e anche tra i lavoratori che fanno magazzinaggio, tipo insomma, Amazon o altri lavoratori che appartengono a queste grandi aziende in cui l'ipercontrollo dei lavoratori è sostanzialmente assurdo, perché fa sì che si sfoci in vere e proprie azioni mobbizzanti, insomma, ecco, quindi questo è un po'. Poi ovviamente la proposta rientra anche in alcune modifiche del decreto 81 e l'introduzione di un'area sul rischio organizzativo che manca completamente, perché si parla sì dello stress lavoro correlato nell'articolo 28 del decreto 81, ma poi manca un'area che espliciti non solo il discorso sullo stress, ma anche quello sulle molestie, sulla violenza nei luoghi di lavoro, anche le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. A questo proposito vi avevo informato che è stata approvata dal Parlamento il recepimento della convenzione sulla convenzione OIL dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, proprio su violenze fisiche e morali sui lavoratori. Insomma. Si parte dal discorso di genere, lavoratrici, ma poi la questione riguarda un po' tutti i lavoratori. E niente, poi ci sono altre proposte, gli RLS che dovrebbero entrare appunto in maniera più netta, più pregnante nella valutazione del rischio, eccetera, eccetera. Poi l'altra proposta, più di carattere generale, che aveva lasciato qualche perplessità, suscitato qualche perplessità in altre riunioni, era quella sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende in applicazione dell'articolo 46 della Costituzione che lo prevede. La questione non è stata quasi mai presa in considerazione e però andrebbe presa, anche se sono d'accordo che bisognerà cautelarsi da un discorso cogestivo che lasci i lavoratori come ruota di scorta nella gestione dell'azienda. Ecco, quindi la cogestione alla tedesca, da un lato, ha portato ai lavoratori un certo benessere lavorativo, infatti gli accordi che sono stati fatti anche in alcune aziende come la Ducati, che è di proprietà Volkswagen, e come la Lamborghini, che è di proprietà Audi, che comunque rientra nel gruppo Volkswagen, hanno, diciamo, in qualche modo coinvolto i lavoratori, sia pure in maniera gregaria, nella gestione aziendale, però hanno fatto sì che l'orario di lavoro venisse ridotto a 30 ore e sostanzialmente hanno introdotto una certa flessibilità nell'orario di lavoro, che permette ai lavoratori di entrare anche 1 o 2 ore dopo, se devono accompagnare per esempio i bambini a scuola, eccetera, eccetera, purché vi recuperino nella fase serale del lavoro. E diciamo che, a giudicare da alcune interviste che ho sentito, i
i lavoratori hanno gradito questo tipo di organizzazione, 30 ore pagate 40, quindi diciamo il discorso bertinottiano degli anni 90, che era 35 ore, è stato addirittura portato a 30 ore a parità di salario, e però in qualche modo ha fatto sì che la produzione non ne abbia risentito, anzi sia addirittura aumentata. Questo perché i lavoratori stanno meglio e stando meglio si concentrano anche meglio sul lavoro, finalizzando meglio e diciamo anche coordinandosi meglio tra loro, insomma. Questo ovviamente è tutto da vedere se può essere generalizzato questo tipo di accordo. E è un accordo che è avvenuto solo nelle metalmeccaniche e solo in due aziende. Quindi, tornando alla CGIL, io direi che una proposta come quella che noi abbiamo portato avanti, almeno sulle parti in cui siamo d'accordo, si potrebbe provare a coinvolgere la CGIL, quindi non solo sulla nuova proposta di legge sanitaria, partendo anche da quella presa di posizione, da quel documento CGIL su cui Marco dava un discorso articolato, insomma, faceva un discorso accettando alcune parti e criticando delle altre. Penso che anche sulla parte dell'organizzazione del lavoro, di cui ho parlato fino a questo momento, sarebbe utile coinvolgere anche il sindacato confederale. Ecco, quindi, volevo dire che all'articolo abbiamo anche aggiunto due proposte di legge, appunto quella sul titolo appunto 6 bis che introduce il rischio organizzativo. Questo l'avevo scritta io, ma poi ci siamo confrontati anche con altri giuristi, con altri lavoratori. Marco Spezia, per esempio, mi aveva dato una mano, e l'altra scritta da Alessandro Rombolà, l'introduzione del reato di violenza e di molestie morali all'interno del codice penale, aggiungendo un articolo 610 ter, considerando che il 610 bis ha introdotto il reato di stalking. Il 610 è la violenza privata, ecco, che tutti voi conoscerete come tipo di reato, l'articolo 610. Il 610 bis è il reato di stalking, che è entrato da 3-4 anni nell'ordinamento penale. E il 610 ter è invece quello che vorremmo far approvare noi, il reato di mobbing, chiamandolo non mobbing ma violenza e molestie morali nei luoghi di lavoro. Ecco, ho messo molta carne al fuoco. Comunque poi quando uscirà l'articolo sulla rivista e potrete leggerlo con calma, magari se ne potrà di tutto questo riparlare. Beh, magari adesso lo posso anche anticipare per i presenti, così danno un'occhiata. Sì, va bene, va benissimo. Senza ovviamente poi mandarlo troppo in giro, minimo di esclusiva. Ecco, Aspettiamo, sì. poi già, sperando che qualcun altro interviene. Ecco, una cosa sicuramente da prendere in considerazione, che è legata al discorso della tessera del lavoro correlata, questa esplosione più o meno impropria, diciamo così, del cosiddetto lavoro agile o smart working, che dir si voglia, che con particolare con la scusa, motivazione del Covid, è stato ampliato, ma spesso in maniera impropria, nel senso senza rispettare tutta una serie di passaggi che sono previsti dalla normativa. E che invece sono stati, come dire, bypassati, derogati, per usare il termine che c'è nei provvedimenti emergenziali,
per far stare la gente a casa e che in qualche modo continua a funzionare nel bene e nel male, nel senso senza quelle tutele che erano comunque previste dalla normativa, sempre non nell'emergenza che si sta ovviamente allungando. Per cui occorre anche tenere conto nel novero anche di questo aspetto. Ci sono interventi? Ho visto che si è collegato Enzo Cordaro, se vuole aggiungere, sicuramente ha ad aggiungere delle cose a quello che ho detto sulla parte più strettamente analisi dell'organizzazione, eccetera, eccetera. Sì, se mi è possibile qualcosa vorrei dirla anche così in risposta a un ampliamento, diciamo, a quanto ha già detto Gino. Non so se mi è possibile, se c'è qualche altro intervento prima di me. Pronto? Mi sentite? Vai, vai tranquillo. Ah, ok, grazie. Allora, intanto così voglio fare un paragone con una call a cui ho partecipato della FIASO. Intanto la piattaforma che in qualche modo viene, la FIASO stava organizzando, diciamo, dei meeting diciamo, con diciamo, partecipazione online e niente, gli interventi venivano, la durata degli interventi veniva decisa dalla direzione del sistema, per cui ti tagliavano se volevano nel momento in cui non eri interessato, non ero interessato. Perché faccio questo esempio? Perché a parte il fatto ringrazio e continuo a ringraziare Medicina Democratica che in qualche modo ha permesso a decine e decine di colleghi, compagni, amici, persone che vivono quella realtà, diciamo, del lavoro e della sanità con grande problematicità, ecco, ma anche con grande che vivono dal basso le problematicità e con grande potenzialità esperienziale, eccetera. Ma la volevo dire perché la FIASO è una rappresentazione di potere che diciamo, si caratterizza soprattutto come una parte datoriale, che si occupa anche di problematicità riferite alla sanità che si caratterizzano come benessere organizzativo. Ma non so se per chi è informato o ha trattato queste cose, il problema è che intervengono sempre dall'alto, intervengono sempre le idee dei direttori, perché poi sostanzialmente la piazza è fatta solo dai direttori generali delle varie aziende, pensando e organizzando la cosa secondo i loro criteri. Questo lo dico perché poi specifico quanto in qualche modo mi chiedeva anche Gino di approfondire sui processi organizzativi. Quindi è un'organizzazione, un'ipotesi di organizzazione tutta gestita in modo verticistico, le ricerche e le indagini che fanno, anche quella fatta diversi anni fa sul benessere organizzativo, a cui ho partecipato inizialmente, poi mi sono sfilato, è un'organizzazione. La ricerca implica la questione che, e questa ovviamente non è scientifica, riuscire a definire sulla base dell'indagine che fanno quello che in qualche modo sono le ipotesi di partenza, per cui è tutto molto drogato. Per cui sull'aspetto, diciamo, dell'organizzazione della sanità, la FIASO ha, così come ormai molti di chi in qualche modo si occupa di sanità, eccetera, non ha nessun interesse a entrare dentro il modello organizzativo. Quando viceversa, per riuscire a comprendere effettivamente quello che noi diciamo come associazione benessere AIBER, è opportuno vedere il modello organizzativo da dentro e dal basso. Non è possibile generare un processo di modifica culturale pensando dall'alto e imponendo un modello dall'alto. Dal basso vuol dire
riuscire a essere all'interno di un'organizzazione, sostenere le problematicità, ipotizzare i modelli, le proposte che in qualche modo il Bongino ha già raccontato, ma in qualche modo anche riuscire a sostenere la realtà delle persone che lavorano all'interno. Tu devi dare l'opportunità, la possibilità di percepire da parte delle persone che l'organizzazione pensa anche agli aspetti che sono riferiti alla dimensione relazionale, alla dimensione comunicativa, alla dimensione emozionale, affettiva dell'organizzazione stessa. Badate che io questo lavoro lo faccio, ma non solo io, insomma, ma Gino per altri versi e altre persone che in qualche modo si riscontrano con, si sono ritrovate all'interno di AIB, lo faccio da 15 anni. Non è difficile, non è impossibile. Il problema è riuscire però a vedere le cose in modo diverso, cioè vederle da dentro e non da fuori, vederle come un processo che cresce da dentro e che modifica gli aspetti culturali e non vederle come elemento esterno che interviene pensando e costruendo e dando un pacchetto che in qualche modo dovrebbe, secondo le ipotesi, modificare la situazione e creare questo processo di benessere. Allora, questo è quanto in qualche modo. Poi dopo, da dentro si possono utilizzare strumenti più o meno, quelli sono aspetti del tutto accessori, sono il problema proprio essere dentro. Per essere dentro però, e qui arrivo ad una, diciamo, un punto importante, non è possibile continuarlo a fare quando c'è l'opportunità e la possibilità di farlo. È importante costruire dei presupposti e inserire delle figure professionali che sappiano fare questo. E inserirle dove? È ovvio, a mio avviso, è opportuno inserirle dove? Nelle realtà che si occupano di sicurezza dei luoghi di lavoro, perché quello è il punto specifico dove in qualche modo poter partire per riuscire a fare quanto stavo dicendo adesso, ovvero sia essere partire dal basso, partire, dare un senso di effettivo sostegno alle problematicità, intervenire sui modelli organizzativi e sulle modalità comunicative che si esprimono all'interno delle organizzazioni e delle strutture. Potrei parlarne, ma insomma credo soltanto di annoiarvi con questa modalità, però credo che potrei parlare per ore di tutte le realtà che ho trovato nei 15-16 aziende sanitarie con cui ho lavorato con queste metodiche sui modelli comunicativi patologici, problematici, che ovviamente creano soltanto modelli organizzativi di tipo dissociativo da un punto di vista diciamo delle operatività, eccetera, per cui creando problematicità esistenziali e umane nel lavoro e nelle attività. Per cui ecco, io credo che sia questo fondamentale, un'aggiunta importante. Per cui io credo che dentro queste realtà, parlo in particolare dei dipartimenti di prevenzione, ma anche degli uffici dei medici competenti e degli RSPP, credo che in qualche modo sia opportuno strutturare gruppi di lavoro che si integrano e che si occupano esclusivamente di questo, ovvero sia di quello che potremmo chiamare in modo molto generico e brutto, a mio avviso, comunque benessere organizzativo, perché è un termine, a mio avviso, che va molto precisato e modificato. Però ecco, se non c'è questo, se non si parte dal basso, se non si parte dal dentro, se non si parte in un tentativo di modificare sempre, diciamo, un po' la dimensione culturale dell'organizzazione e pensiamo soltanto da fuori, attraverso delle indicazioni più o meno reali e concrete, spesso la FIASO non le fa in modo reale e concreto, mentre quelle che stiamo facendo, che emergono da questa esperienza di medicina generale, mi sembra che siano molto concrete, opportune e possibili. Voglio dire, se non si fa anche quest'altro tipo di sforzo, se non si diventa anche un elemento, un ganglio importante con questa logica all'interno dell'organizzazione, io credo che poi non sarà possibile immaginare nulla. Faccio un ultimo esempio e poi chiudo.
nelle realtà, quando per esempio si ipotizza una nuova figura direzionale, io mi riferisco per esempio alla istituzione sempre all'interno della sanità, del Dipartimento delle Figure Sanitarie, voglio dire, è importante adeguare, costruire, dare uno spazio, come è stato fatto in questi anni, in quest'ultima ipotesi, ha creato esclusivamente scompiglio e problematicità. Con questo non voglio dire che non doveva essere fatto, ma doveva essere fatto costruendo e apportando quelle che sono le giuste modificazioni di un modello organizzativo che era preesistente e che viceversa aveva una sua rigidità. Le figure professionali sanitarie sono entrate in contrasto diretto con la realtà medica, che ovviamente poi ha definito ulteriori problemi da un punto di vista delle relazioni, quindi da un punto di vista quindi uno scontro di potere e non un modello di accordo, eccetera. Io sono stato magari un po' confuso, però quello che voglio sostanziare è che se non si sta dentro la realtà, se non si riesce a dare un sostegno proprio da dentro alle figure e alla realtà, se non si riesce a dare un contributo a un modello organizzativo, qualsiasi proposta, a mio avviso, finisce per essere sempre un po' spuntata. Qualsiasi modello, nuovo modello organizzativo che se non viene assorbito e fatto proprio dal sistema, in qualche modo credo che possa soltanto creare problematicità. Scusatemi, l'articolo, per chi lo leggerà sarà molto più chiaro di quanto possa essere stato io stasera. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ho nessuno in nota, non lo stato. Nessuno interviene, possiamo anche fermarci qua, nel senso non è che la discussione poi continua. Quello che posso fare è cercare di aggiornare il testo. Antonella, vuoi Sì, intervenire? Vedo che ti sei no, volevo, siccome microfonata. qualcuno diceva Paola che non ha tanto capito la proposta, io butto lì una cosa, per esempio, o in una pagina di Medicina Democratica, o meglio ancora così, mettere un titolo, scrivere la banalità del male e dare lo spazio di raccontare come la valutazione, insomma, tutte le cose che insomma, io ci avrei da raccontare anche cose che hanno degli aspetti di illecito penale, per dire, che potrebbero avere se uno ci, cioè, chiaramente non le puoi dire per certo, ma dovresti fare delle indagini, è difficilissimo fare cioè la nostra, bene o male, è una posizione di potere, quella di chi si occupa di prevenzione igiene nei luoghi di lavoro, e i casi di corruzione ci sono stati anche al nostro interno. Quindi fare una pagina della banalità del male in cui si parla di come sono peggiorati i nostri servizi, ma non solo quello dei tecnici, anche altri servizi, facendo proprio dei raccontini, delle storie, ma anche denunciando, per esempio, un'esternazione di uno dei responsabili sul giornale che dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra da un punto di vista normativo, quello che sia, cioè di come poi all'interno della sanità questo sistema verticistico, eccetera, porta a svilire tutti. A peggiorare il servizio e dare una prospettiva con questo lavoro alle persone che secondo me che lavorano in sanità e che troppo spesso sono molto rassegnate, perché chiaramente con la gerarchizzazione ogni cosa diventa un aspetto individuale piuttosto che un aspetto collettivo. Anni fa, che questa cosa non c'era, io mi rendo conto che le cose venivano tutte molto più, le problematiche venivano tutte più, molto più affrontate
a livello collettivo e veniva data una risposta. Allora, in questo modo qui diventano tutte problematiche di tipo personale, quando non lo sono effettivamente, perché poi va a sentire quello, va a sentire quell'altro e tutti hanno subito le stesse cose. Quindi ecco, questa potrebbe essere una cosa, oppure una cosa ancora più seria, no? Perché questa è un po' la Facebook che io odio come sistema comunicativo, però ecco, per raccattare un po' di gente, per creare attenzione sulla cosa, magari potrebbe anche servire. Ecco, a me di più piacerebbe che proprio si creassero, è una sorta di osservatorio come quello che abbiamo fatto nella sanità, però visto da dentro. Questo è un po' il senso della mia proposta. Può essere fatto in diverse forme, a Milano lo fanno attraverso la radio, l'osservatorio su queste cose, da noi si può fare sulla sanità in un altro modo, ecco. Però un pochino, però di portare, ripeto, non solo nell'ambito tecnico della prevenzione, io non so come funzioni dalle altre parti. Però mi posso immaginare che la caposala magari diventa caposala non perché è più brava di quegli altri o così, ma perché magari da noi funziona che chi è iscritto alla CGIL diventa capo. Questo è un po' come funziona, no? E che invece ci sono persone che poi dopo dà addosso a quella infermiera che magari è più ben voluta, diciamo, anche dai medici o da cose così, perché lavora bene, non so, io, situazioni del genere. E queste cose qui, per contrastare un pochino il discorso per dare una voce a delle persone su delle cose minime che poi fanno la loro quotidianità, ma che poi condizionano tutti i servizi e che sono riconducibili ha una volontà di voler azzerare questi servizi. Basta con la rassegnazione della gente che per far bene il proprio lavoro subisce, invece di essere, come dovrebbe fare la valutazione, premiata, ma la gente viene, invece se fa bene il proprio lavoro, cioè, e si sta zitti. Cioè, voglio dire, com'è questa storia? Cioè, bisogna un po' convertire. Quindi per questo la banalità del male, di come i nostri servizi in una mentalità che comunque è di smantellamento della sanità, cioè te diventi capo quanto più riesci a risparmiare, non quanto più riesci a far funzionare il tuo servizio. Anzi, meno lo fai funzionare, perché magari sei riuscita a risparmiare su tutto e quindi non hai più dato un servizio, e più l'hai smantellato e più vieni premiato. Cioè, questo è un po' il senso, e questo fa parte dello smantellamento, è un aspetto dello smantellamento della sanità che però coinvolge anche le persone direttamente sulle quali potremmo poi trovare delle alleanze anche sul nostro disegno generale che starà nel progetto di legge, eccetera, nel nostro disegno generale. Ecco, un po' di far prendere coscienza che i piccoli problemi, cioè piccoli, anche grandi problemi che i lavoratori hanno sul luogo di lavoro, sono tutti riconducibili poi a delle iniziative di legge, a delle volontà di privatizzazione, eccetera, e a l'indebolimento dei servizi di prevenzione che c'è stato negli ultimi anni corrisponde a un aumento degli infortuni mortali sul lavoro. Non c'è niente da dire, anche se per quanto sia molto difficile mettere in relazione la vigilanza sui luoghi di lavoro con l'avvenimento degli infortuni, però è vero questo fatto qui, è vero chiaramente molto di più per la perdita co di contrattualità dei lavoratori, ma è tutto un insieme, cioè noi siamo lavoratori, anche noi, anche da noi perdiamo contrattualità
controattualità e perdiamo la possibilità di fare un servizio pubblico perché ci sentiamo magari lavoratori pubblici che lavorano per la gente fuori che paga le tasse e invece ci viene ricordato sempre che noi lavoriamo non per questo motivo, ma per fare cose burocratiche, per fare altre cose che va bene che ai nostri capi che facciamo, insomma. Tutto questo rientra in un discorso generale di smantellamento e non c'è modo migliore rispetto, riparto sempre dal fatto di una classe lavoratrice anche nella sanità piuttosto poco concentrata sulle questioni generali, poco concentrata su un discorso di lotta, di riappropriazione del proprio lavoro e quindi la vai a prendere un po' negli aspetti così. Ecco, questo era un po' la proposta mia. Non è facile, mi rendo conto che non è facile da fare, però anche una cosa semplice potrebbe essere questa di fare, di raccogliere delle testimonianze anche facili da leggere, che risultano anche facili da leggere, e poi magari mettere una piccola conclusione, un piccolo cappello ogni volta a ricordare ciò da dove proviene, insomma. Ecco, questa è una cosa, non so se sia fattibile, e non so bene con chi farla, però è una sorta di osservatorio anche questo. Ci sono delle cose più macroscopiche, chiaramente, che possono essere degne di un articolo vero e proprio, ci saranno cose più piccole, però potrebbe essere svolto e secondo me potrebbe anche attecchire abbastanza tra la gente che oggi è tutta sui raccontini, su Facebook, su queste cose qua. Volevo confesso che sono un po' in difficoltà perché i temi che voi avete affrontato sono molto specifici e molto legati alle problematiche della salute all'interno della fabbrica. Però mi ha spinto a intervenire l'intervento adesso non ricordo il nome, che osservava come riguardo a questa problematica è necessario partire dal basso. E partire dal basso, secondo me, significa ovviamente partire dai lavoratori, ma secondo me con una idea della condizione di salute dei lavoratori che sia al tempo stesso l'idea della condizione dei lavoratori stessi e della loro razza, della razza dei venditori di forza lavoro, così come la chiamava Marx, e cioè dei lavoratori in fabbrica e fuori, delle loro famiglie. Cioè penso che la condizione di salute dovrebbe diventare un problema che è affrontato omogeneamente e contestualmente in fabbrica e fuori, ovvero tra i due elementi, secondo me, tra due situazioni dovrebbe essere costruita una connessione sostanziale. Se non si riesce a produrre questa condizione, ovviamente o i lavoratori hanno una situazione di forza che non c'è più all'interno delle fabbriche, oppure se non hanno questa condizione di forza, le possibilità di intervento, di partire dal basso, secondo me, sono scarsissime. E ho voluto mettere in evidenza questo aspetto, quello che secondo me bisogna connettere alla condizione di salute in fabbrica e fuori, perché il coronavirus affronta, oppone direttamente questo problema. Io ho letto l'intervento di Guerra Ranieri, che è direttore generale aggiunto dell'OMS,
che sostiene che i 2.387, che adesso saranno di più, focolai Covid in atto, coincidono con i siti produttivi. Cioè, in sostanza, il punto chiave non è né, secondo Guerra Ranieri, non è il contagio territoriale, che pure ovviamente ha il suo rilievo, ma letteralmente sono i punti di innesco di questo contagio, cioè i focolai. E i focolai, lui dice, sono i siti produttivi. Il problema è come si può rendere evidente il fatto che i lavoratori nei siti produttivi sono gli elementi portatori di questa concentrazione e che ovviamente questi lavoratori appena escono dai siti produttivi, diventano i portatori fuori, diventano i portatori a tutta la popolazione, in prima di tutto alle loro famiglie. Quindi bisognerebbe riuscire a costruire una connessione evidente dal punto di vista informativo. Cioè, per esempio, le comunicazioni che vengono fatte riguardo alla ripresa del virus sono sostanzialmente connesse al comportamento, la mascherina, piuttosto che all'apertura delle scuole, ma riguardo al rapporto tra i focolai e il virus, i siti produttivi non figurano, non vengono presi in considerazione. Mentre invece sarebbe necessario mettere in stretta connessione, e perché c'è, per rendere evidente questa stretta connessione, tra la situazione in fabbrica, la situazione in famiglia e la situazione nelle scuole. E cioè, se si riuscisse a rendere evidente il fatto che il virus letteralmente pone un problema nella condizione di salute omogeneo e organico a tutti questi livelli, e quindi che le condizioni di sicurezza non possono essere assolutamente governate con estrema rigidità solo sul territorio, solo nelle scuole, ma devono esserlo anche nelle fabbriche. Nelle fabbriche, praticamente nelle piccole e medie aziende, non c'è praticamente nessuna protezione e non c'è nessun intervento che ponga questo problema, anche se per esempio il decreto del 22 marzo ipotizzava che nel caso in cui non fosse possibile avere le commissioni paritetiche che controllano la situazione all'interno delle fabbriche, fosse possibile organizzare delle strutture territoriali che coinvolgessero i sindaci, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe riuscire a costruire questo terreno. Intendiamoci, non intendo sostenere che in questo modo si risolvono tutti i problemi che voi avete sollevato, assolutamente no. Però cioè, questa cosa può avviare una presa di coscienza del fatto che quel che succede in fabbrica, quello che succede nel territorio, che la salute in fabbrica, la salute del territorio, è la stessa cosa, deve essere affrontato come la medesima problematica. Noi a Lodi abbiamo fatto una piattaforma rivendicativa, speriamo di riuscire a discutere con la SST. Questa cosa è andata meglio ai compagni di Piacenza, che hanno già avviato questa discussione, e appunto solleviamo questo problema. Cioè, diciamo, bisogna assolutamente costruire delle strutture, dei tavoli che comprendano sia per le responsabilità, anche quelle istituzionali ufficiali, che sono presenti all'interno delle fabbriche, e poi anche i soggetti esterni. Cioè, ci proviamo, però appunto, secondo me, bisognerebbe tentare di muovere questa iniziativa, in sostanza. Non so se le cose che ha detto abbiano grande rilievo rispetto alle problematiche che sono state affrontate negli interventi, però penso che qualcosa di pratico bisogna cercare di fare, e credo che il virus sia il terreno su cui è possibile, se si produce una percezione, una
capacità di rivendicazione su questo fronte, sulle cose che dicevo prima, se si riesce a fare questa cosa, qualche passo in avanti dal punto di vista della possibilità di fare delle proposte dal basso potrebbe esserci. Ho finito. Sì, grazie. D'altronde i dati dell'INAIL parlano di più di 51.000 infortuni riconosciuti per Covid ad agosto, e dai dati complessivamente dell'INAIL tra l'anno fa e quest'anno c'è stata una riduzione degli infortuni tra virgolette tradizionali, ma che sono stati ampiamente compensati da quelli per Covid, pur tenendo conto che ci sono tutta una serie di figure come medici di base che, non essendo assicurati all'INAIL, non ci sono nelle statistiche, per cui sicuramente la tua osservazione è fondata, a meno che i lavoratori non vanno anche loro in discoteca e alla movida, allora fanno un po' uno un po' l'altro. Ci sono altri interventi? No, volevo aggiungere, se non ci sono altri interventi, appunto che di focolai nelle aziende ce ne sono stati tanti, e appunto nell'articolo vengono un po' anche elencati, non sono pochi, e hanno riguardato anche alcune grandi aziende, come la Bartolini di Bologna, per esempio, alcuni grandi mattatori, il Pollaia di Verona, insomma. E quindi laddove non è stato rispettato nell'organizzazione del lavoro il distanziamento fisico tra lavoratori, o comunque per forza di cose non si sono potute utilizzare le mascherine, perché per 8 ore non ce la si fa a utilizzare la mascherina, e in questi casi chiaramente ci sono state vere e proprie focolai aziendali, per non parlare della Bergamasca, dove insomma Confindustria e di Bergamo, ma in generale Confindustria, sono stati letteralmente, secondo me, i responsabili del grande focolaio iniziale in Valseriana. Quindi vorrei far presente quindi che secondo me ha ragione Andrea Viani: se non si coinvolgono i lavoratori fino in fondo è difficile ottenere e il cambiamento dell'organizzazione del lavoro e la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Perché purtroppo, se i lavoratori rimangono passivi, anche questo riguardo agli interventi dei dipartimenti di prevenzione, e diciamo che è stato anche il cambiamento della modalità di approccio dei dipartimenti, degli operatori dei dipartimenti di prevenzione, anche dovuto al fatto che i lavoratori non sono stati più di stimolo, e quindi di fatto, insomma, si è burocratizzato, come dicevo nella prima parte dell'intervento, il lavoro degli operatori, insomma. Quindi ben venga un nuovo movimento operaio per la salute nei luoghi di lavoro, perché sicuramente questo sarebbe fondamentale per gli operatori, ma in generale fondamentale, insomma, perché ora come ora i lavoratori sono vittime di quella guerra di classe di cui parlava Luciano Gallino in uno dei suoi ultimi libri, La lotta di classe dopo la lotta di classe. Quindi la lotta di classe oggi avviene all'incontrario, e sono i padroni a farlo contro i lavoratori. Ho finito. Sì, sul Covid aggiungo solo un'informazione.
mi è capitato nelle mie attività di vigilanza di scontrarmi con diversi medici competenti di aziende che avevano praticamente, che avevano legati per lo più ovviamente poi a studi, che avevano venduto letteralmente alle aziende i test sierologici, presentandoli come una forma di prevenzione o comunque di tutela anche per i lavoratori, e trovando nei lavoratori ovviamente un'adesione pressoché unanime, senza ovviamente andare a spiegare che cosa effettivamente potevano servire quei test, e senza neanche poi andare a valutare quali erano gli effetti in caso di positività, che significava starsene a casa in attesa di tampone, pagati come malattia, in ferie, in non si sa che cosa. In molti, molti casi questi aspetti, queste conseguenze ci sono state. Il lavoratore praticamente lasciato in casa senza stipendio, dovendosi mangiare le ferie, perché il test sierologico era positivo, poi il tampone era negativo, e rimanendo cornuti e mazziati, diciamo così, nello stesso tempo. Per cui anche su questo, poi se dobbiamo raccontare poi tutte le storie delle mascherine di provenienza e con certificazioni farlocche, si starebbe qua fino a domani mattina. E purtroppo è una cosa che pochi tecnici sono andati ad approfondire, perché, come diceva Antonella, viene contato il cosiddetto registrato, il controllo sull'azienda X nel protocollo Covid, ma se poi da quello nascono tutta una serie di ulteriori verifiche che vanno dal tipo delle mascherine alle sostanze chimiche, etichettature, sostanze chimiche utilizzate per la sanificazione, ad altri aspetti comunque correlati con quegli aspetti di sicurezza sul lavoro, uno fa un sacco di lavoro che non gli viene in sostanza riconosciuto. Per cui c'è anche questo aspetto qua, no? da non sottovalutare. Non so, se non ci sono altri interventi, se siete d'accordo, io cerco di fare un'altra, diciamo così, un'altra evoluzione, chiamiamola così, della discussione, quindi metto giù un testo che poi mettiamo a conoscenza di tutti, quindi sulla mailing list, per cui lo vedrete tutti. Per cui se qualcuno ha qualche indicazione, che vuole che comunque vengano riportati dei passaggi particolari, scrivetemi, così ovviamente ne tengo conto, così mi fate anche memoria, nella speranza che non mi sia sfuggito nulla di, non mi sfuggirà nulla di importante. Ecco, io poi, per quanto concerne il gruppo di lavoro sul progetto di legge, ho garantito la mia presenza al gruppo progetto di legge come gruppo lavoro, ma ovviamente è aperto a tutti, poi verranno date le indicazioni sul sito per quando si riunisce il gruppo di lavoro del progetto di legge. Sulla proposta che faceva Antonella di contatto, di banalità del male, poi magari vediamo io, Antonella e Muscolino come poter cercare di organizzare la cosa sul sito con altri strumenti social per al meglio per poter attirare effettivamente un po' di persone che hanno voglia di raccontare le loro esperienze, la loro quotidianità per molti versi. E questo direi che vale non solo per i tennis della prevenzione, ma anche per le assistenti sanitarie e quant'altro, chi comunque lavora in sanità. Per cui se non c'è altro, va bene, ci vediamo al momento a salutare. Saluto tutti. Tenete conto che le cose con Attac vanno avanti anche rispetto alla manifestazione, per cui tenete d'occhio il sito per essere aggiornati. Okay. Ciao a tutti. Grazie, ciao Marco, grazie, ciao a tutti. Ciao. A proposito della manifestazione,
Ma è stata rimandata, non è più il 7 novembre. C'è questa intenzione che ha espresso Bersani, penso, beh, non solo lui, di spostarla al 22, al 21, no, 21. Al 21 novembre. 21 novembre. Ma lui lo diceva perché appunto stavano cercando di allargare la portata, diciamo così, i contatti sul manifesto per la cura, per, quindi per dare tempo alle altre organizzazioni di... No, ma tra l'altro non so se nel novembre arriveremo a poter fare una... lì, penso mercoledì che uscirà il DPCM. Vedremo. Ci sono delle cose, fino al 31 gennaio ho sentito manifestazioni non più di 1000 persone. Infatti. Allora, facciamo una cosa da 1000, facciamo una cosa da 1000. Faremo quello che si potrà fare. L'importante è che si possa fare. Ok. Vabbè. Ciao. 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 Ciao a tutti. Grazie. Ciao di nuovo. Ciao.